Uomini e donne, Paolo e Angela, la prima volta che hanno fatto l'amore, quella di Paolo Crivellin, non è stata una scelta facile a Uomini e donne, eppure oggi l'ex tronista è più che mai felice accanto alla sua ex corteggiatrice, la verace Angela Galloisi. Dopo la lunga conoscenza alla corte di Maria De Filippi, i due hanno trovato affinità e complicità pure nella quotidianità. E oggi sono innamorati pazzi, la loro è alle stelle. Intervistato dal settimanale di Più TV, l'ex tentatore di Temptation Island ha voluto raccontare la prima volta con Angela. Una confessione piccante ma allo stesso tempo ricca di dolcezza e tenerezza, Mister Italia ha ammesso che è stato semplicemente fantastico. Che con la studentessa napoletana ha trovato tanta complicità e intesa pure a livello fisico. È bellissimo il ricordo che ho della prima volta con Angela. L'abbiamo aspettata tanto, la desideravamo tanto. Durante Uomini e donne non si ha nessuna occasione di avere una vita, anche se non bruciare le tappe ci ha permesso di conoscerci a fondo. Abbiamo dovuto aspettare 4 mesi per stare davvero soli, ha raccontato Paolo alla rivista diretta da Sandro Maier. Eravamo in un albergo di Roma, era un misto di eccitazione e paura di deluderci a vicenda. Con la prima volta si è sempre un po' in ansia, non è così scontato che ci sia affinità fisica. Invece è andato tutto per il meglio. Sono felice di stare insieme con Angela, ha aggiunto il torinese. Perché Paolo e Angela di Uomini e donne non vanno a convivere a differenza di altre coppie nate al trono classico? Paolo Crivellin e Angela Galloisi hanno deciso di non andare a convivere. Almeno per il momento, in futuro chissà. Il motivo? I due non vogliono bruciare le tappe, come puntualizzato dal ragazzo, siamo convinti che non correre sia l'unico modo per far crescere il nostro amore. Non si può passare dal niente al tutto nel giro di pochi giorni, sarebbe un autogol.